Un anno fa, mentre si era impegnati nella grande scommessa di far rivivere la biblioteca comunale, d'improvviso decideva di lasciare il gruppo dell'isola che non c'è ed andare via. E lo ha fatto con delicata discrezione, lasciando di sé un ricordo allegro e sereno così come lo si riconosceva. E così gli amici di Aldo Damia lo hanno voluto ricordare, con un appuntamento a lui dedicato, nel luogo che oggi ha ripreso vita anche per il suo impegno e attraverso la musica che egli amava, conosceva e suonava. Ed anche la scelta della musica non è stata casuale, con il jazz, eseguito dal duo Briss al contrabbasso e Amendola al clarinetto, che è allegria anche quando racconta il dolore. Insomma, un ricordo nella gioia, quella che ha provato chi lo ha incontrato anche una sola volta, nella memoria tra insegnamenti e consigli ricevuti, nelle parole pronunciate e quelle battaglie affrontate in gruppo, come appunto quella per la riapertura della biblioteca comunale. Perché Aldo Damia così è stato, per Vibo Valencia e per il suo gruppo dell'Isola che non c'è. Insegnamenti e modalità di affrontare la vita che la morte non cancella, il dolore non annulla e i sogni e i desideri chiedono di essere realizzati magari lungo un'altra strada, certamente, provandoci anche per chi non c'è più. Un memorial che si è trasformato in progetto ed impegno. La musica è il modo migliore per ricordare? Sicuramente sì, poi è un genere musicale che lui amava molto. Abbiamo costretto tutti ad ascoltarla in casa perché poi erano sempre gli stessi vecchi vinili o i nuovi CD, alcuni siamo riusciti addirittura a distruggerli, quindi li abbiamo ascoltati. E il modo migliore per ricordarlo era proprio questa serata con la musica jazz. E poi un'iniziativa concreta che significa anche continuare in quell'azione di apertura al territorio e favorire i ragazzi che hanno voglia di fare. Sì, è perché ci sembrava inutile finalizzare il ricordo di una persona al ricordo. E quindi abbiamo stabilito di creare una borsa di studio che potesse essere ricordo concreto per un giovane musicista del futuro. E quindi al termine del mese di febbraio sarà disponibile presso la nostra associazione sia il regolamento che la modulistica necessaria per la partecipazione al concorso. La fascia di età dei ragazzi che andremo a selezionare saranno dai 13 ai 17 anni e ci auguriamo di poterli accompagnare economicamente nel loro percorso musicale.